Buon pomeriggio e ben trovati dal TG Cronache. Dunque, in attesa della ricostruzione che nelle intenzioni del governo, lo abbiamo sentito, dovrà essere fatta in fretta, ma soprattutto con il coinvolgimento della popolazione e nel modo più trasparente possibile, la protezione civile ha deciso di imboccare la strada dei moduli provvisori, quindi no case in muratura, come è stato all'Aquila, oppure i container. Il modello a cui si pensa è quello friulano, oppure quello di Onna, cioè piccole casette in legno. Questo permetterebbe quindi alle famiglie, alla popolazione colpita dal terremoto, di non allontanarsi da quello che è rimasto delle proprie case e dai borghi lesionati o venuti giù. È la prima cosa che i sopravvissuti del terremoto nel Reatino e nell'Ascolano hanno chiesto: fateci rimanere nella nostra terra, non allontanateci dalle nostre case. Molte delle vittime erano in vacanza in quei borghi, spinti proprio dall'attaccamento ai paesi d'origine, dove avevano mantenuto le case di famiglia. Ed ora che quelle abitazioni non ci sono quasi più, quei cumuli di antiche pietre sono un richiamo a resistere sul territorio, a lavorare per la ricostruzione nei luoghi del disastro, come fu nel Friuli Venezia Giulia, sconvolto dal sisma nel 1976, quasi 1000 morti, 111 comuni coinvolti, 19.000 case distrutte, 100.000 sfollati. Dov'era e com'era era la parola d'ordine, e quello fu l'unico caso di ricostruzione in Italia ultimata nell'arco di 10 anni, da Gemona ad Artegna. I paesi vennero rimessi in piedi con i materiali recuperati. Si calcola che ci vorranno almeno 5 anni per rivedere i borghi colpiti come erano prima del 24 agosto. Come fare nel frattempo? Si vogliono evitare i container, ma anche le new town in muratura. I sindaci dei paesi feriti chiedono gli chalet in legno simili a quelli utilizzati in Friuli 40 anni fa, a Onna nel 2009 e in Emilia-Romagna nel 2012. I moduli abitativi provvisori, chiamati MAP, vanno dai 40 ai 70 metri quadrati a seconda del numero dei residenti. Costano circa 1.400 euro a metro quadrato, con un costo minimo quindi di 55.000 euro a casetta. Le strutture provvisorie si appoggiano su sole in calcestruzzo che le isolano dall'umidità del terreno. Possono avere alcune parti in muratura alternate a pannelli di legno o parti in legno massello come porte scuri. All'interno hanno tutto, mobili, elettrodomestici, compresi gli allacci per luce e gas, e soprattutto il riscaldamento essenziale in questi paesi dove l'inverno è lungo e il termometro va spesso sotto zero. Da una prima stima potrebbero servire 700 chalet per un costo complessivo di 35 milioni di euro. Per costruirli bastano 20 giorni, ma per l'arrivo dei moduli si calcolano circa 3 mesi, il che vorrebbe dire arrivare a dicembre, quando in queste zone appenniniche le temperature saranno già molto rigide. Bisogna far presto. E tra l'altro poco fa è stato fatto un punto della protezione civile: sono al momento 2.925 le persone assistite, 970 persone trovano alloggio in quelle messe a disposizione nella regione Lazio, in 1.200 trovano posto nelle Marche, 755 persone trovano alloggio nelle aree strutturate predisposte in Umbria. La disponibilità complessiva di oltre 5.400 posti, a cui si aggiunge la possibilità di allestire ulteriori moduli secondo necessità. Dunque, come dicevamo anche nel servizio precedente, ricostruire tutto come era e dov'era, della stessa opinione, della stessa idea è anche l'architetto Renzo Piano, che ieri è stato consultato dal premier Renzi. Il senatore a vita parla di un intervento lungo anche 50 anni che coinvolge due generazioni. In un primo tempo anche Piano concorda sul montaggio di edifici leggeri che possono essere poi subito smontati. Prima della ricostruzione vera e propria. Una sorta di fortezza. Serve un cantiere lungo due generazioni, così ricostruiamo la spina dorsale del paese. Queste le parole dell'architetto e senatore a vita Renzo Piano nell'intervista di oggi a Repubblica sul sisma che ha devastato il centro Italia. Davanti alla dignità e al coraggio di questa gente prendiamoci un impegno per il futuro. La messa in sicurezza del territorio è un dovere politico, civile e morale. Tema quello della messa in sicurezza del territorio a cui Piano è sempre stato sensibile, tanto che rimarca: parlare di fatalità è un torto all'intelligenza umana.
e punta il dito contro le ricostruzioni del passato, che definisce ripari, fortilizi, magie. Eppure per il senatore a vita si potrebbe agire bene con lavori adeguati. Non c'è bisogno di andare in California o in Giappone per vedere qualche esempio, aggiunge, e rimanda il caso di Norcia, dove non c'è stato il disastro che si è visto nei paesi vicini. L'architetto concorda con il governo, non bisogna allontanare la gente da dove ha vissuto. È difficile, ma possibile, ha detto piano a Renzi, che è andato a trovarlo a Genova per avere una sua consulenza sulla ricostruzione e gli ha illustrato il suo progetto. Al primo punto gli interventi urgenti, per i sopravvissuti servono cantieri leggeri che si potranno smontare e riciclare in seguito. L'emergenza come primo tassello, inserito in una visione di lungo termine, spiega piano. Parliamo di tutta la dorsale degli Appennini, un intervento progettato su 50 anni e su due generazioni. Parliamo di contributi internazionali, anche perché la straordinaria bellezza dell'Italia non appartiene solo a noi, ma è patrimonio dell'umanità. Nel concreto, spiega ancora, si deve agire subito per la messa in sicurezza degli edifici pubblici, ma la stragrande maggioranza sono privati e non puoi costringere i privati se non hanno le risorse. Servono quindi incentivi e sgravi fiscali. Ultimo, ma non meno importante passaggio, deve entrare in modo permanente nella legge del Paese l'obbligo di rendere antisismici gli edifici in cui viviamo. Tutti i soldi spesi sono investimenti che generano ricchezza, oltre a salvare le vite umane danno lavoro a tante imprese, spesso microimprese a conduzione familiare. Il terremoto del 24 agosto ha fatto crollare o lesionato circa 15 scuole, 15 istituti scolastici. Tra giorni comincerà l'anno scolastico e si tratta di un'altra emergenza che dovrà essere affrontata, quella di trovare una sistemazione a circa 750 studenti. Oggi una delegazione del Ministero dell'Istruzione, ma anche della Regione Lazio, ha fatto un sopralluogo e si pensa anche, se non è possibile appunto trovare una sistemazione in quelle zone, si pensa anche al trasferimento degli studenti. Uno dei segnali più concreti per il ritorno alla normalità nelle zone colpite dal terremoto sarebbe l'inaugurazione dell'anno scolastico al più presto. Questa è la volontà del governo, l'ha detto il ministro dell'istruzione Stefania Giannini, che mercoledì prossimo presiderà una riunione ad Amatrice alla quale sarà presente un po' tutta la comunità scolastica, con i dirigenti scolastici coinvolti, ma anche il capo della Protezione Civile Curcio e il sindaco. Già da questa mattina una task force al MIUR sta lavorando con l'obiettivo di far riaprire l'anno scolastico regolarmente nei luoghi del sisma, per dare ai bambini, così come ai loro insegnanti, non solo la certezza della sicurezza dei muri, ma anche un supporto psicologico, ha detto il ministro. Andrà analizzata singolarmente ogni situazione, perché tra le 15 scuole coinvolte ci sono edifici che sono crollati, come quello di Amatrice, dove ci sarà una soluzione sostitutiva rispetto all'edificio che sarà ricostruito parallelamente, e scuole lesionate, come i due plessi scolastici di Arquata, che proprio questa mattina, come il sindaco Alejandro Petrucci ci ha confermato, sono sottoposti in queste ore a verifica. Si cercherà di mantenere circa 750 studenti il più vicini possibile alla loro zona, per questo è probabile l'uso di soluzioni provvisorie in altre scuole della provincia oppure in prefabbricati. Il governo ha messo subito a disposizione i primi fondi, i 20 milioni che la legge per la buona scuola prevede in caso di interventi straordinari per l'adeguamento antisismico, più altri 3 che serviranno per le verifiche, che sono cominciate proprio oggi non solo ad Arquata ma in tutta la zona. Poi ci saranno stanziamenti per attività parallele ma altrettanto importanti, come le biblioteche di classe, le ludoteche, le attività pomeridiane, in modo che tutta l'attività scolastica possa tornare alla normalità. Dunque abbiamo parlato di finanziamenti, abbiamo parlato di costi, adesso è arrivata una nota dell'Unione Europea che dice sì alla flessibilità per le misure di ricostruzione ma a breve termine, per cui le attuali regole europee già prevedono la loro esclusione dal calcolo del deficit, come già è stato fatto per i terremoti di Abruzzo ed Emilia-Romagna. Questa lo dice appunto la portavoce della Commissione Europea a chi le chiedeva se Bruxelles è disponibile a dare l'ok alla flessibilità per un piano di lungo termine per rendere l'Italia antisismica. E questa dunque è la risposta. E tra le altre notizie di oggi c'è quella che riguarda i migranti, perché il Viminale ha reso noto l'ultimo aggiornamento sugli sbarchi in Italia, oltre 106.000 quelli sbarcati nel nostro paese dal 1° di gennaio, quasi l'8% in meno rispetto al 2015. La regione che accoglie più migranti è la Lombardia, dove resta comunque un fronte caldo, quello di Como. Nei giorni scorsi abbiamo visto la situazione appunto della cittadina, centinaia di migranti
che si trovavano alla stazione, vicino alla stazione, per cercare di raggiungere la Svizzera che aveva chiuso le frontiere, ma qualcosa è cambiato. Sempre bloccate le vie balcaniche, con l'Ungheria che annuncia nuovi reticolati, tirati in ballo a sproposito nelle prime ore dell'emergenza terremoto, i migranti continuano a cercare nel Mediterraneo la fuga e il riparo verso i paesi dell'Europa settentrionale. Mare calmo e bel tempo, gli ultimi soccorsi sono stati per 1.100 persone che a bordo di 8 gommoni, un barcone e 2 barchini avevano lanciato l'SOS nel canale di Sicilia. Ordinaria amministrazione per la Guardia Costiera, così come a Como, nel fronte nord dell'accoglienza, la situazione ai giardini di San Giovanni di fronte alla stazione ferroviaria cristallizzata. La novità però nelle ultime ore è una mancanza all'appello nell'ora dei pasti di circa 200 persone. È la Caritas a farsi carico della distribuzione dei cestini, 300 quelli consegnati a fronte degli oltre 500 che abitualmente venivano preparati. E il direttore del centro Comasco conferma che sembra alleggerita la pressione su quello spiazzo. Se ne sono andati da Como, forse verso Milano, ma i responsabili del punto di accoglienza vicino alla stazione centrale a Porta Venezia ci hanno detto stamane di non aver rilevato richieste o presenze anomale, probabile anche che alcuni di loro stiano cercando mezzi alternativi per attraversare la Svizzera, dove invece procedono i lavori arrancate, comune prossimo alla frontiera nel Canton Ticino, del centro di riammissione in Italia, una struttura leggera che potrà ospitare per 24 ore fino a 150 migranti, quelli che per motivi amministrativi non possono essere riammessi tempestivamente nel nostro paese. Anche a Como si lavora per organizzare quello che sarà il campo di accoglienza che dovrebbe togliere dal centro della città la tentopoli improvvisata. Tra qualche giorno l'arrivo dei container, una cinquantina, che potranno ospitare 300 persone. Il soggiorno sarà comunque regolato da orari e gli ingressi controllati con tesserini identificativi. Dovrebbero così concludersi anche le proteste che hanno scandito le settimane dell'emergenza. Bisognerà affrontare l'autunno e capire anche in quadro europeo come gestire la situazione. Ieri sera la cancelliera Merkel in un'intervista televisiva ha ribadito che ogni paese deve fare la sua parte, definendo inaccettabile la posizione di quei governi che rifiutano di ospitare rifugiati di religione islamica. Come dicevamo nei titoli del nostro telegiornale, è più che aperta la vicenda che riguarda la candidatura di Roma alle Olimpiadi 2024. Il sindaco Raggi prende tempo, rivia ogni decisione ad un incontro con il presidente del CONI Malagò, un incontro che ci sarà a settembre dopo l'estate, ha ribadito questa mattina la sindaca di Roma. Milano potrebbe candidarsi per quelle del 2032. Se salta Roma, potrebbe essere Milano la città da candidare per le prossime Olimpiadi, non quelle del 2024, su cui sta già lavorando a pieno ritmo il Comitato Olimpico e per la cui edizione non si farebbe comunque in tempo a cambiare città. Il capoluogo lombardo potrebbe invece essere il prescelto per quelle del 2032. Va in questa direzione la mossa del governo se la sindaca 5 Stelle di Roma, Virginia Raggi, non dovesse alla fine dare il via libera per il 2024. Ieri alla festa romana del Fatto Quotidiano non ha dato segnali di speranza, anche se non ha mai pronunciato il no definitivo. Roma deve ancora pagare 1 miliardo per i debiti di Roma 60, ricordato dal palco, e proprio sull'affossamento dell'evento la Raggi aveva puntato in campagna elettorale, d'accordo con i vertici del Movimento 5 Stelle. Io incontrerò Malagò alla fine dell'estate e quindi parleremo di tutto. Nel frattempo ricordo, come già ho fatto quando ho incontrato Malagò, che Roma è una città piena di impianti sportivi comunali, ne abbiamo circa 160 e sono in condizioni disastrose. Quindi sa, le Olimpiadi. In questo incontro programmato per la fine dell'estate, il Comitato Olimpico potrebbe però mettere sul tavolo un'offerta irrinunciabile per la neosindaca, una serie di vantaggi a costo zero per la città, un'occasione di investimento per rilanciare alcune opere pubbliche già esistenti, ma abbandonate o inutilizzate. In ogni caso, il piano B del governo, che ipotizzava un commissario per perfezionare la candidatura olimpica di Roma per bypassare il Campidoglio, sembra perdere forza, mentre potrebbe essere lo stesso comitato organizzatore a mandare avanti presso il CIO, il Comitato Olimpico Internazionale, la candidatura per il 2024, anche se la prassi vuole che ci sia l'assenso delle amministrazioni delle città insieme a quello del governo. Sul piatto finora ci sono 5 miliardi di soldi pubblici, ma l'esperienza delle edizioni passate riporta a fine giochi cifre in alcuni casi più che raddoppiate rispetto a quanto preventivato.
La candidatura di Milano a città olimpica non è cosa a cui pensa il sindaco Giuseppe Sala. La data del 2032 appare lontana per Palazzo Marino, anche se in campagna elettorale, durante un confronto TV, l'ex commissario Expo aveva liquidato con una battuta l'eventuale candidatura. Se Roma non le vuole, pensiamoci, aveva detto. E proprio da Expo era stato dato l'annuncio ufficiale di Roma candidata ai Giochi 2024, quando il sindaco era Ignazio Marino. L'idea di un'Olimpiade a Milano non è nuova, comunque. Nel 2013, al primo annuncio della candidatura di Roma 2024, la regione Lombardia guida centrodestra aveva ribattuto con un'ipotesi Milano. Paladino, l'allora assessore allo sport Antonio Rossi, medaglia d'oro di canoa, ma l'idea non ebbe alcuno sviluppo. Domani pomeriggio alle 18 si terranno i funerali per le vittime del terremoto di Amatrice, ma nella tendopoli allestita nel campo appunto di Amatrice scoppia la polemica dopo la decisione della prefettura di Rieti di far svolgere il funerale, all'aeroporto militare, non come deciso in un primo momento ad Amatrice. Deve venire Rieti da noi, non andare noi da loro. Questo il portavoce di alcuni sfollati. Domani ai funerali ci saranno anche Renzi e Mattarella. È tutto, grazie per averci seguito. Buona giornata.